Ciao a tutti, Tarta e Vigili di Tarta YouTube TV, eccomi qua. Soprattutto Tarta Amici Sportivi, perché oggi parliamo di Juventus, quindi Tarta Amici Juventini. Come vedete, oggi parleremo di Juventus Genoa. Abbiamo vinto anche stavolta 1-0, meno male, ci portiamo questi 3 punti a casa, rimaniamo qui. Quindi rimaniamo qua, azzeccata al collo, rimaniamo a Napoli. Appena fanno lo passa palco, dovessimo arrivare alla, che secondo me così andrà a finire, arriveremo allo sconto diretto. E questi c'hanno troppo culo, è inutile, mettiamolo. Dicono di no, però per me il gol di Mertens è in fuori giù. Comunque non parliamo di Napoli, parliamo di Juventus. Questa Juve continua a vincere, sì. Però ogni voto quando ne da fa soffrire, quando ne da fa soffrire. Non è possibile che non si riesca a chiudere le partite subito. Cioè si segna e poi si mangiano una marea di gol. Per carità, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, eh? Diamo i meriti a Perin che ha fatto delle bellissime parate, anche Perin. Però poi noi, dai. Un'altra cosa, si può vedere Higuaín che parte da centrocampo a scendere, poi me lo devi mettere lì davanti, prima di arrivare alle palle, deve sfasciare le porte Higuaín. Questo punto. Speriamo di rivedere al più presto Dybala, il grintoso Dybala, e così non va bene. Il campionato andiamo avanti, ma quando giochiamo in Champions, non sempre 1-0 ti basta. Allora, in Champions ci vuole quel qualcosa in più. Quindi la Juve diciamo che vince e non convince. Grande gol di Douglas Costa, di Finezza, bellissimo gol, bella azione tutti. Però mi è dispiaciuto non vedere altri gol. Avrei voluto vedere un Mandzukic più incisivo, più. Non siamo abbastanza cattivi in aria, ecco. Nei passaggi finali, più cattivi dobbiamo essere. Non ha mangiato. Cattiva maestra, non ha mangiato. Mannaggia. Poi sono altri youtuber interisti, faccio nomi, che dicono che la Juventus vince fa, che fa il minimo sforzo. Se vincevo facile, vincevo 4-5-0, non sa quanto andavo 1-0, no? Vince facile, sì, parlo per te, io intanto soffro tutta la partita, soffro sempre. Perché è vero che la stai rovinando una partita, ma nessuna partita è facile, nessuna. Basta che ti distrai tanto così, boom, riparte, se stavano segnando, pure, non è che non è vero, stavano segnando, meno male, siamo stati bravi. Abbiamo anche un'ottima difesa, però lei un attimo, un attimo ti incurano perché ti hai fatto un solo gol e fai il pareggio. E quei 2 punti poi ti pesano qua, ti pesano quei 2 punti. Ecco perché dico, dobbiamo cercare di rimanere là, sempre qua a Napoli, che al primo passo falso, diamo una freccia e sorpassiamo. Anche se, ripeto, secondo me questo molto probabilmente avverrà allo scontro diretto. Le altre partite, il Milan anche torna a vincere, facile, finalmente che sì, trova la doppietta, sul rigore. C'era, non c'era, lascio a voi la sentenza, per me c'era. Del Napoli non ne parlo più, l'ho già detto, il Napoli non esse, è una cosa scandalosa, cioè poi la VAR sbaglia a noi, scandalo. Il Napoli, Bakker in area di Mertens, nessuno ne parla. Gol in fuorigioco, nessuno ne parla. Cioè il VAR non viene utilizzato neanche. Vabbè, che dobbiamo fare? Interrompo, onestamente, sto sperando con tempo, però onestamente secondo me l'Inter ha meritato, lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire, l'Inter nel secondo tempo ha meritato perché ha giocato un po' meglio della Roma, che si è un po' azzattata. La Roma ultimamente sta deludendo, non è più la Roma di prima.
però l'importante è che non vincono. O con una parte meglio così, più due pugni entrambi, dai. Hanno pareggiato. Detto questo, cari amici e care amiche, fratelli Pimentini, vi invito a seguirmi, vabbè, di là, tutti i miei, potete vedere, non so come devo fare perché non vedete il braccio, là sopra, vabbè, qua sopra potete vedere tutti i miei, questa mano, qua sopra potete vedere tutti i miei indirizzi dove seguirmi, i miei social. C'è Twitter, Instagram e Facebook. D'altra parte, dovevo guardare. Twitter, Instagram e Facebook là in fondo. Seguirmi là. Volevo fare un saluto speciale. Eccezionale veramente, fatemi ricordare come si chiama il gruppo. Ciao a tutti, Tarta amici di Tarta YouTube TV, eccomi qua. Soprattutto Tarta amici sportivi, perché oggi parliamo di Juventus, quindi Tarta amici Juventini. Come vedete oggi parleremo di Juventus Genoa. Abbiamo vinto anche stavolta 1-0, meno male, ci portiamo questi 3 punti a casa, rimaniamo qui, quindi rimaniamo qua, azzeccata al collo, rimaniamo a Napoli. Appena fanno lo passa falso, dovessimo arrivare alla, che secondo me così andrà a finire, arriveremo allo scontro diretto. E questi c'hanno troppo culo, è inutile, mettiamolo. Dicono di no, però per me il gol di Mertens è fuori giù. Comunque non parliamo di Napoli, parliamo di Juventus. Questa Juve continua a vincere, sì. Però ogni voto quando ne da fa soffrire, quando ne da fa soffrire. Non è possibile che non si riesca a chiudere le partite subito. Cioè si segna e poi si mangiano una marea di gol. Per carità, diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Diamo i meriti a Perin che ha fatto delle bellissime parate, anche Perin. Però poi noi, dai. Un'altra cosa, si può vedere Higuaín che parte da centrocampo a scendere, poi me lo devo mettere lì davanti, prima di arrivare alle palle, deve sfasciare le porte Higuaín. O questo punto. Speriamo di rivedere al più presto Dybala, il grintoso Dybala. E così non va bene. Il campionato andiamo avanti, ma quando giochiamo in Champions, non sempre 1-0 ti basta. Allora, in Champions ci vuole quel qualcosa in più. Quindi la Juve diciamo che vince e non convince. Grande gol di Douglas Costa, di Finezza, bellissimo gol, bella azione tutti. Però mi è dispiaciuto non vedere altri gol. Avrei voluto vedere un Mandzukic più incisivo, più. Non siamo abbastanza cattivi in aria, ecco. Nei passaggi finali, più cattivi dobbiamo essere. Non ha mangiato. Cattiva maestra, non ha mangiato. Mannaggia. Poi sono altri youtuber interisti, faccio nomi, che dicono che la Juventus vince fa, che fa il minimo sforzo. Se vincevo facile, vincevo 4-5-0, non so quando andavo 1-0, no. Vince facile, sì, parlo per te, io intanto soffro tutta la partita, soffro sempre. Perché è vero che la stai rovinando una partita, ma nessuna partita è facile, nessuna. Basta che ti distrai tanto così, boom, riparte, se stavano segnando, pure, non è che non è vero, stavano segnando, meno male. Siamo stati bravi, abbiamo anche un'ottima difesa. Però lei un attimo, un attimo ti incurano perché ti hai fatto un solo gol e fai il pareggio. E quei 2 punti poi ti pesano qua, ti pesano quei 2 punti. Ecco perché dico, dobbiamo cercare di rimanere là, sempre qua a Napoli, che al primo passo falso, diamo una freccia e sorpassiamo. Anche se ripeto,
Secondo me questo molto probabilmente avverrà lo scontro diretto. Altre partite, il Milan anche torna a vincere, facile, finalmente che sì, trova addirittura la doppietta, figure. C'era, non c'era, lascio a voi la sentenza, per me c'era. Del Napoli non ne parlo più, l'ho già detto, il Napoli onesse, è una cosa scandalosa, cioè poi la VAR sbaglia a noi, scandalo. Il Napoli, Bakker in area di Mertens, nessuno ne parla. Gol in fuorigioco, nessuno ne parla. Cioè il VAR non viene utilizzato neanche. Vabbè, che dobbiamo fare? Interrompo, ma no. Onestamente, sto sperando con telefono, però onestamente secondo me l'Inter ha meritato, e lo dobbiamo dire, l'Inter nel secondo tempo ha meritato perché ha giocato un po' meglio della Roma, che si è un po' azzattata. La Roma ultimamente sta deludendo, non è più la Roma di prima. Però l'importante è che non vincono. O con una parte meglio così, e più su due pugni entrambi, dai. Hanno pareggiato. Detto questo, cari amici e cari amiche, fratelli Chimentini, vi invito a seguirmi, dov'è, di là, tutti i miei, potete vedere. So come devo fare perché non vedete il braccio. Là sopra, vabbè, qua sopra potete vedere tutti i miei, questa mano, qua sopra potete vedere tutti i miei indirizzi dove seguirmi, i miei social, c'è Twitter, Instagram e Facebook. D'altra parte, dovevo guardare. Twitter, Instagram e Facebook là in fondo. Seguirmi là, volevo fare un saluto speciale, eccezionale veramente, fatemi ricordare come si chiama il gruppo.